Siamo qui con Rita Vitamarceca, Geni al lavoro, non disturbare, una raccolta di poesie, la prima fatica letteraria. Ci parli un po' di questo libro. Allora, Geni al lavoro, non disturbare è una raccolta di poesie che ho scritto dall'età di 17 ai 24 anni, età in cui lasciai Partinico per motivi di lavoro di mio padre, si mise in pensione e tornò al suo paese di origine, a Mazara del Vallo, un paese bellissimo dove c'è il mare. Però io soffrì di una nostalgia estrema perché mi mancava tutto di Partinico, i miei amici, i sapori, la collina Cesarò, la gente, e quindi soffrì di tanta nostalgia e incominciai a scrivere. Io la chiamo adesso si chiama medicina narrativa, nel senso che lo scrivere cura. E quindi cominciai a scrivere l'incontro con persone, amiche, anche tossicodipendenti che erano amici miei, che mi insegnarono di chi fidarmi, di chi non fidarmi, perché Mazara è un paese grande, e quindi feci incontri. Non avevo gli amici d'infanzia, in cui incontrai tanta gente, anche gli scout, che poi fece un percorso bellissimo. E queste poesie trattano di dolori, di delusione d'amore, di perdita di persone, amici che si sono suicidati. Iniziano con una grande sofferenza, ma scrivendo, forse involontariamente, ma così è stato per me, sono un inno alla vita. Una scrittura che in qualche modo cura e quindi aiuta, ma come mai dopo tanti anni l'idea di pubblicare questa raccolta? Allora, io l'idea di pubblicare ce l'avevo dall'età di 9 anni, infatti ho conservato tutto, pure le piccole frasi, però non era mai il momento giusto e non sapevo come si faceva. I miei insegnanti mi hanno tanto stimolato a scrivere perché loro ci credevano, perché quando facevo i temi loro, anche se li copiavano, perché diceva hai un bel modo di scrivere. E io per tanti anni non ho scritto, perché poi i figli, mi sono sposata, mi si è alleviato un dolore, però queste poesie, leggendole e rileggendole, mi aiutavano sempre. Io li inviai a tante case editrici e una di queste poesie, Geni al lavoro, fa parte di un libro di antologia che vinse un concorso all'età di 20 anni, però non sapevo bene come si faceva e poi non avevo tempo, poi ci credevo, però qualcuno mi disse sono belle per te. L'anno scorso una mia amica con cui facemmo un corso di inglese, Donatella Lazzaroni, di cui ho l'onore di avere la sua prefazione, scrisse un libro, La luce, un faro all'orizzonte, e io ero stupita, ho detto come hai fatto? Mi presentò un signore di 82 anni che incominciò a scrivere a 80 anni, Ennio Perini, e gli dice ma queste sono poesie veramente belle, vale la pena pubblicarle, e mi presentò la sua casa editrice. La sua casa editrice, ci incontrammo in un bar doveva essere un incontro di 3 minuti, ci misimo a parlare di 3 ore e lei disse io non pubblico tutti, pubblico l'autore che sento. La Mauro Pantoni, la casa editrice L'Orto della Cultura, prese a cuore queste poesie e le pubblicò veramente, e da quel momento ho avuto un grosso riscontro, perché piacciono, sono poesie che ti puoi ritrovare come adolescente, ti puoi trovare come donna, ti puoi trovare come amica, ti puoi trovare come disperazione, quindi sono poesie che ancora attuali nonostante siano passati 30 anni. Fare arte e cultura in questo momento storico è abbastanza complesso, quali sono i suoi punti di riferimento letterari che l'hanno spinta a scrivere anche quest'opera? I miei punti di riferimento letterari, praticamente quando io incontrai la letteratura al liceo linguistico che frequentai un anno a Partinico, un anno a Terrasini, che stamattina abbiamo fatto anche la presentazione con gli adolescenti del liceo linguistico di Terrasini, e con la professoressa Maria Rita Vescovo, che era una mia compagna di scuola, che diventò professoressa lì, e mi ha dato l'onore di fare la presentazione lì. E io quando studiai letteratura, tutti gli artisti sembrava che parlassero di me, perché con Leopardi incontrai il pessimismo, con Verga incontrai il verismo, con Manzoni incontrai la provvidenza, con Pirandello le maschere, quindi erano tutte cose che io sentivo, che avevo dentro e che erano in sintonia con i miei pensieri. E quindi lessi tutto quello che potevo leggere, anche non indirizzato dagli insegnanti. Poi ho avuto degli ottimi insegnanti di italiano che mi hanno fatto amare la letteratura. E poi questa cosa dello scrivere è una cosa involontaria, nel senso che inizia la mano a scrivere
ho bisogno di io molte poesie sono state scritte su un foglio di carta al bar. Ecco, quindi per dare un po' il senso, la lettura è molto importante, la scrittura è altrettanto importante, stimola, aiuta le persone. In due parole, un invito alla lettura in generale per lei e a perché bisognerebbe leggere invece questa raccolta di poesie? Questa raccolta di poesia bisognerebbe leggerla perché penso che ognuno di noi si possa ritrovare come adolescente, come donna, come anziano, perché è una lotta per vivere. Una delle poesie, una frase dice: la mia droga è la vita, e quindi è un inno alla vita. E quindi io penso, poi le poesie vanno spiegate, non si possono leggere così. Quindi la sera che faremo le presentazioni al Teatro Gianni il 23 maggio alle ore 18 spiegheremo, oltre che verranno recitati, posso dire anche da chi, i relatori saranno la signora Currieri, Giuseppino di Trapani, verranno recitati da Francesco Billeci, presenterà Marina e Rosita interpreterà le poesie, verranno anche tradotte in siciliano, quindi sarà una bella serata. Abbiamo anche delle videopoesie in maniera, perché la poesia non è che non piace, e dipende come viene descritta, perché la poesia deve tocca comunque un punto, una corda della propria anima, quindi dipende come è trasmessa, arriva sicuramente. La scelta di Partinico per presentare il libro evidentemente non è casuale, perché le radici hanno un'importanza fondamentale. Che emozione si prova a presentare questo libro qui e nella cornice che lei ha descritto? Io, quando Giuseppino di Trapani del Teatro Gianni si è messo in contatto con me, mi sono sentita onorata, perché io ho presentato a Spilimbergo, ho anche una presentazione a Dubai dove ho partecipato a donne italiane a Dubai, potrei presentare dappertutto. Però presentare a Partinico ha un significato diverso. Partinico è il paese, io lo chiamo l'ombelico del mondo, per me è il paese più bello del mondo, nonostante non lo è, perché nel senso che avrebbe bisogno di un pochino di restauro. Però le persone che ho conosciuto a Partinico io le porto nel cuore, ne parlo ovunque, dove vivo, in Friuli, è come se loro ci fossero vissuti qua, perché descrivo continuamente di questi luoghi. E poi stare lontano, la nostalgia diventa importante, ma la nostalgia non ce l'ho da quando vivo nel Friuli, ce l'ho già da quando vivevo a Mazara, che vivevo sul mare, mi mancava la collina Cesarò, perché è un bisogno di appartenenza grande. Quindi ricordiamo ancora una volta per i nostri ascoltatori l'appuntamento con questa presentazione. Vi aspetto il 23 maggio alle ore 18 al Teatro Gianni.